Ciao, sono Giorgio Verderosa. In questo video vorrei farvi apprezzare l'importanza di scegliere un cavo di alta qualità per la chitarra acustica. Nel momento in cui dobbiamo amplificare uno strumento acustico è davvero importante la scelta del cavo, perché deve consentirci di preservare le caratteristiche timbriche dello strumento. Quindi non limitiamoci soltanto a sentire l'effetto volume che genera l'amplificatore, ma facciamo in modo che il cavo restituisca tutte quelle qualità timbriche e sonore dello strumento che abbiamo scelto. Io nella fattispecie trovo questi cavi della Reference, questi qui marroni, veramente eccezionali perché rispondono a questa esigenza. Quindi nel momento in cui adottiamo questo cavo per amplificare la chitarra acustica abbiamo una risposta certa che la caratteristica timbrica dello strumento viene preservata. Quindi sentiamo veramente una ricchezza timbrica totale dello strumento rispetto a un qualsiasi altro cavo. Tra poco farò qualche test e vi farò sentire questa differenza. Eccoci al momento dei test, iniziamo con la chitarra spenta. Ora vediamo quello che succede inserendo il cavo normale, del quale ho debitamente occultato la marca. Sicuramente avete notato l'effetto volume del quale vi dicevo prima, ma nel timbro qualcosa è cambiato. Vediamo cosa succede invece col cavo reference. Allora, prima ancora un attimo la chitarra spenta, così sente meglio il confronto. Reference. Sentiamo ancora una volta tra i due cavi, alla veloce. Questa volta senza chitarra spenta, subito i cavi. Allora. Cavo normale. Cavo reference. Sentite, c'è veramente una grossissima differenza, quindi le qualità timbriche dello strumento vengono veramente preservate grazie a questo cavo, e questo lo tengo veramente in considerazione come tantissimi miei colleghi che ci teniamo ad avere un suono che sia veramente integro, che riporti quello della chitarra così com'è. Tenete conto che ho preso una chitarra di fascia media e immaginate su una chitarra che è ancora su di prezzo, una chitarra fatta magari da un liutaio. È importante che quando poi amplificato lo strumento sia veramente il cavo a dirla grossa, nel senso che riporti il vostro strumento così com'è, non soltanto il volume. Ok, quindi questo per me è importante nel live, è importante nelle demo quando rimosso qualche strumento, che la trasparenza dello strumento venga riportata, la sua qualità timbrica, e anche in fase didattica quando insegno i miei allievi quanto sia importante che le loro chitarre vengano amplificate in maniera adeguata. Ed ora vi saluto con un frammento di un brano di Cat Stevens.